ragazzi, e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi, ragazzi, marteliamo cattivi sull'argomento che è sulla bocca di tutti in questi giorni, e non è la mini sfida principe che Supercell ci ha scassellato via in poche ore fa. È in realtà, ragazzi, l'incantesimo cura, quello che fra poco verrà data la possibilità di guadagnare con l'evento sfida super mega interessantissimo, che ti dà una sbadilata di oro, una sbadilata di carte cura e un sacco di cose interessanti, compreso il baule gigante. Ragazzi, si sta dicendo addirittura che l'incantesimo cura è l'incantesimo più forte tra le carte incantesimo di Clash Royale. Sembrava all'inizio una roba che non era tanto calcolata, invece si sta dimostrando un qualcosa di fenomenale, ed effettivamente non hanno tutti i torti, perché se voi pensate che un incantesimo cura a livello 1 ti cura 100 punti ferita al secondo per 3 secondi, ma già a livello 7 te ne cura 174 per 3, beh, vien da sé che un po' di roba interessante effettivamente c'è. Adesso, ragazzi, io sinceramente vi do dei consigli che secondo me sono giusti, poi vedremo mano a mano che faremo video sulla cura se effettivamente si concretizzeranno oppure no. Di certo i gameplay che fra poco vi andrò a mostrare, perché nel video di oggi vedremo ben 3 deck con la cura, e fidatevi, ragazzi, che pestano come degli animali. Effettivamente la cura va usata principalmente sui tank, come già vi dicevo nel video di ieri, quindi a protezione di quelle truppe che stanno tankando verso la torre avversaria e che hanno una salute tendente allo zero. Quindi noi, se anche vengono attaccate, noi gli giochiamo sopra la cura, gli diamo la possibilità di andare avanti e di fare almeno un attacco. Cioè, vuoi capire che se hai una mongolfiera a metà campo su avversario che sta per crepare, e come sappiamo tutti magari neanche la bomba riesce a toccare con il raggio d'azione la torre, tu gli giochi sopra la cura, osti, ti fa magari 700 danni di mongolfiera più 200 e passa danni di cura, capisci che hai speso 3 di mana ma hai fatto 900 e rotti i danni. Sono una cosa veramente molto molto interessante, molto molto sugosa, perché è un po' che non dicevo sugoso, bello sugoso. Andiamo subito a vedere il primo gameplay della sfida cura. Orda di Sgherri, Capanna dei Barbari, cura e mongolfiera per noi. Buona fortuna, grazie, buona fortuna anche a te. Andiamo subito a vedere come aprire. Apriamo con la Capanna dei Barbari al 7 e lui fa altrettanto, ma apre con una lapide. Barbarozzi a sinistra, che stanno entrando cattivi diretti verso la sua torre principale, ma Moskevich per il nostro avversario, che decide di giocarlo dietro per farci i barbari senza nessun problema. Il nostro barbaro è andato, ma sono già stati generati altri due barbari. Orda di Scheletrio Grider sulla parte di destra, orda di Minion per noi, ma zappati, che comunque non riescono ad essere stati distrutti dalla zappa, che nel torneo la zappa non ti shotta i Minion. Lo Grider locca la Capanna dei Barbari, Minion oramai sono già nella loro metà campo, e intanto moschettiere sulla sinistra che viene colpito dal barbaro e dal cavaliere nero. Guardate dietro adesso la mongolfiera, cavaliere nero e barbaro su Boscaiolo, ragazzi, barbaro sopravvissuto, mago elettrico per lui, purtroppo finisce fuori il cavaliere nero, ma eccola qua la cura, ragazzi, la cura che fa la possibilità di dare la mongolfiera. Guardate quanti danni ha fatto la mongolfiera, furia per lui, mago elettrico con la furia, la cura, ragazzi, sulla mongolfiera è un qualcosa di incredibile. Mago elettrico che comunque riesce a danneggiare pesantemente anche la nostra torre. 1934, 1464, ricomincia tutta la giostra, ragazzi, quindi riapriamo con Capanna dei Barbari, subito dei barbari generati, ma lui non apre con la lapide, mette l'estrattore di Elisir, noi decidiamo di giocare di sopra un bellissimo barile goblin, nuovamente moschettiere per lui sulla sinistra, barbari che non arrivano, orda di scheletri su goblin, palla di fuoco, ragazzi, dobbiamo tirargli via quell'estrattore assolutamente, palla di fuoco che distrugge i barbari, gli scheletri, fa male alla palla di fuoco, fa male alla torre, tira via l'estrattore di Elisir, il moschettiere intanto è ancora impegnato sulla sinistra con i barbari generati dalla Capanna dei Barbari, in questo momento principe nero sul moschettiere per andare a salvare la capanna, guardateli l'attacco,
Principe Nero, seguito dai barbari, cura sul Principe Nero e sui barbari, guarda come ha resistito un sacco di danni, è riuscito ad andare a farsi il mago elettrico, a sopportare i colpi del boscaiolo. Ovviamente i barbari sono andati giù, ma in questo momento boscaiolo che entra nella nostra metà campo, la furia non ha assolutamente nessun effetto. Invece sì, ragazzi, riesce a piantare il moschettiere perfettamente nel perimetro della furia. Moschettiere che entra, un Grider sulla destra, minion horde per noi, ragazzi, andiamo a mangiucchiargli lo Grider. Intanto scheletro gigante che se la deve vedere con il Moskvitch. Boscaiolo nuovamente per lui, nuovamente per noi la mongolfiera e barile dei goblin sulla torre di sinistra. Lord Dominion ha fatto un disastro, cura ragazzi, nuovamente la cura sulla mongolfiera. Guarda quanto danno salva la mongolfiera, guarda, caspita, è quasi full vita la mongolfiera ed è andata sulla sua torre. Intanto orda di scheletri e Ogrider vengono in questo momento fermati dal minion, dall'orda di minion, dal cavaliere nero. Intanto la sua torre è già andata da Pasqua del 72, nuovo pallone per noi, nuova mongolfiera, nuovamente mago elettrico per lui che non riesce comunque a fermarci. Barile goblin, la mongolfiera era stata bloccata dalla torre. Giochiamo la cura anche per salvare l'orda degli sgherri, ragazzi. Incredibile quanto disastro hanno fatto con la cura anche l'orda di sgherri. Ma andiamo senza nessun problema, senza indugiare oltremodo, a vedere il secondo gameplay. Apre subito con una princess il nostro avversario. Noi mettiamo degli sgherrini davanti, ma c'è la strega per fermarci. Strega per lui e ovviamente gli sgherri non riescono neanche a toccare la sua torre. Strega che sta in questo momento avanzando. Nuovo barile goblin per noi. Guardie dietro a protezione della strega e furia, ragazzi. Cucciolo di drago per evitare casino. Ma la furia con quelle truppe fa veramente un sacco di male. Ma anche il nostro barile fa un sacco di male perché porta la sua torre a 1792, 2316 la nostra. È scappato di là uno sgherrino. Princess per lui e mastino ladico per noi. Dobbiamo un attimo studiare la situazione, ma guardate che quattro carte interessanti che abbiamo. Mini pecca per lui a protezione insieme agli arcieri, ragazzi. Minion che vanno a toccare il mini pecca, ma purtroppo non riescono a bloccare uno degli attacchi fenomenali di questa truppa che generalmente è veramente devastante. Si arriva sotto la torre, nuovo barile goblin per noi. Intanto Princess e arcieri hanno bloccato il mastino, ragazzi. Adesso è il momento di giocarla, è il momento di metterli sopra la cura insieme al barile, ragazzi. Guarda come riporta sulla vita del mastino. In questo momento arriva in supporto anche l'altro sgherrino, mastino che in questo momento si divide. Cuccioli lavici riescono a mangiarsi gli scheletrini generati dalla strega e oltre fanno un casino sulla sua torre. 1324 la nostra, fulmine per togliere la strega, riportiamo la torre a 74, golem per lui. Centrale, orda minion, senza pericolo, ma mette la princess. E quindi possiamo semplicemente andare a togliere più di metà vita al golem, ma non di certo a fermarlo. Furia addirittura, minion per noi, sopra la princess, così la tiriamo via. Ma la furia, purtroppo, con il golem e la torre a quel livello, è devastante. Ma la sua intanto è a 74, quindi non abbiamo di che preoccuparci. Riparte l'attacco, guardie e mini pecca per lui, arcieri dietro, mastino per noi. Giocato un barile eccezionale per andare a fermare il mini pecca. Vediamo se ce la fa, vediamo se ce la fa. Riesce a dare comunque una legnata alla torre, incredibile mini pecca. Gli arcieri hanno bloccato il nostro mastino, ma i nostri minion intanto sono andati a farsi la sua torre. Baby dragon dietro per aiutare, palla di fuoco per tirare via quella princess. Intanto ha messo giù un altro golem che in questo momento viene locato dal drago. Strega per lui in fondo, intanto che va a loccare il nostro mastino lavico. Furia che va a prendere strega e un po' del suo golem. Ma i nostri minion, ragazzi, sono incredibili nella velocità con cui lo bruciano. Guarda lì la cura, ragazzi, guarda che incredibile potenza. Cura più mastino lavico, ragazzi, un qualcosa di devastante. Si stanno avvicinando in questo momento l'orda di sgherri, ma non c'è niente da fare. Fulmine per tirare via tutto, princess, strega e danni alla torre. Abbiamo ribaltato con la cura, ragazzi, la partita. 7.64 in questo momento, guardie, mini pecca con furia, ragazzi, ma il mini non ce la fa, non ce la fa. E tocca a noi, e tocca a noi, goblin barre, drago, ancora i minion, ragazzi. 7.44 la sua torre e cura sopra. Incredibile come gli abbiamo smacciullato la torre anche in questa occasione, ragazzi. Incredibile, incredibile. Ma andiamo subito a vedere il terzo e ultimo deck della giornata con dentro la cura. Quattro carte per noi, sgherri, cavaliere, scintilla e cura, ragazzi. Io spero che voi possiate prendere spunto da queste partite per giocare al meglio la sfida e vincervi le carte cura. Apriamo subito con la nostra scintilla, lui fa altrettanto, ma apre con un estrattore dietro la sua torre. Scintilla in questo momento che è già bella carica, pronta per sparare. Vediamo un po' come poter contrattaccare, o meglio, portare avanti il nostro attacco. Stregone di fuoco per lui davanti alla
sua torre. Congelamento per noi che ci congela cavaliere. E scintilla, ma il nostro miner, ragazzi, insieme alla palla di fuoco, creano una combo incredibile di distrazione verso lo stregone di fuoco. Tronco inutile. Cura sulla scintilla e sul cavaliere, ragazzi. Cura sulla scintilla e sul cavaliere, ragazzi. È inutile la sua poison. Con un attacco abbiamo tirato giù la torre, un qualcosa di devastante. La scintilla è ancora in vita, ragazzi. Incredibile, wow, dici. Ma te lo dico pure io, wow, perché è veramente incredibile. Nuova apertura con la scintilla, però in questo momento sulla sinistra, in modo da andare a tirarli giù. La sua torre di sinistra, partenza speculare. Nuovo estrattore di elisir per il nostro avversario. Guardate che casino che faremo. Tra poco minatore che va sul suo estrattore, mongolfiera aperta per lui, sgherri per noi, in modo che riusciamo a togliere la mavene congelata. Purtroppo la mongolfiera, intanto cavaliere centrale per evitare che la sparchi subisca danni, ha messo qualcosa che è già stato sparato via senza neanche accorgersi. Nuovamente la cura, ragazzi, la combo cavaliere sparchi cura è incredibile, ragazzi. La sua torre è già andata e si procede alla tricrown. Mago di fuoco sulla destra, tronco, e usiamo anche la furia. Ah, mamma mia, guarda la furia con la scintilla. Già ha tirato due shot, ragazzi. La scintilla è pronto al terzo. Miner, il miner va a infierire sul castellone centrale. Intanto quattro scheletrini tirano via con lo stregone di fuoco. La sua torre è a 4.19. Nuovamente con i nostri minion andiamo sotto. Andiamogli sotto. Palla di fuoco e poison per lui per togliergli. Ma non c'è nulla da fare. La si chiude in tre crown, ragazzi. Beh, che dirvi, avete visto che devastazione vi può creare la cura se giocata nel momento giusto sopra i mini tank o sopra un gruppo di truppe. Wow! Ragazzi, non ho più voce, ma io spero veramente che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo domani e io vi ringrazio un sacco. Ciao!